concerto. Questa che vedete qui è la locandina del nostro ultimo concerto e contiene sostanzialmente un programma e un breve curriculum del musicista Panettone. Ecco, questa è la locandina del prossimo concerto che si terrà il 17 di giugno. E le locandine vengono stampate e vengono poi distribuite ai pazienti in reparto al momento dell'accoglienza, durante la terapia oppure durante la visita medica. La distribuzione è accompagnata da una breve spiegazione e per stimolare i pazienti a partecipare. Qui vedete la nostra sala di accoglienza, appunto, come viene praticamente preparata. E una settimana prima del buffet ci si attiva per organizzare le modalità del buffet che viene solitamente offerto dopo il concerto. E si contatta anche l'albergo che ospiterà il musicista donatore e se questi ha bisogno di prenotare. Alcuni alberghi hanno offerto, appunto hanno messo delle camere a disposizione, cogliendo proprio lo spirito del progetto. Questa è un'altra immagine della nostra sala. Ecco, il giorno del concerto solitamente qualche ora prima arriva l'accordatore che viene contattato qualche giorno prima per mettere a punto il pianoforte. E qualche ora prima del concerto arriva il musicista che prova la musica che suonerà durante il concerto e regalandoci appunto dei momenti mentre la nostra attività lavorativa giornaliera finisce. Quando tutto è pronto arriva il nostro pubblico che attende sempre con molta gioia ed entusiasmo questo piccolo momento dove può accantonare le paure, le ansie appunto legate anche al discorso della malattia e liberare, come abbiamo già sentito dalle diverse relazioni di questa mattina, l'anima e sentire i suoni che provengono dalla propria anima accompagnando . Volevo dire che il personale sanitario è sempre presente in sala e già quando arriva il pubblico, offrendo il proprio tempo libero, si mette a disposizione anche per far accomodare i malati nel modo più idoneo e diciamo che questo è il primo momento conviviale della giornata concertistica. Il secondo momento poi si avrà durante il buffet. Per adesso noi non abbiamo ancora dei pazienti allettati che seguono il concerto perché non siamo ancora attrezzati, però vogliamo appunto, il nostro obiettivo è quello che tutti i nostri malati possano vivere questa esperienza veramente molto grande anche durante la somministrazione delle terapie. Per questo motivo ci stiamo attrezzando affinché tutte le stanze di degenza vengano praticamente dotate di televisori a schermo piatto per fare in modo che quei pazienti che sono costretti a letto possano appunto seguire il concerto comodamente dalla loro stanza. Vi chiedo scusa perché sono veramente molto emozionata, non sono abituata a parlare in pubblico, quindi spero che sia.